Dopo la bella vittoria contro Aprilia, un nuovo stop per il basket Frascati, maturato al Pala Virtus contro l'Osi di Cupra Fondi. Ne parliamo un po' coach Cristiano Moci. Coach, una partita che si era messa bene nel primo tempo, il terzo quarto un approccio forse pessimo, poi però siete ritornati sopra da grande squadra. Sì, abbiamo provato delle situazioni difensive e offensive che sono riuscite molto bene all'inizio. Purtroppo abbiamo pagato la panchina corta e la stanchezza. Io vorrei dire una cosa, vorrei ringraziare i ragazzi che sono scesi in campo, perché ci hanno dato veramente tutto, hanno dato tutto quanto. Però il terzo quarto è stato un quarto devastante, perché è lì che abbiamo subito il vero break, come dicevi tu. Però il quarto quarto ci siamo ripresi, siamo arrivati a meno due e io sono venuto qui a vincere. Ho una squadra, anche se purtroppo Leone sta fuori per infortunio, Monetti non sta giocando, però questo non ci ha scoraggiato, anzi in settimana i 6-7 ragazzi hanno lavorato ancora più forte e questo posso soltanto dirvi grazie per il lavoro che stanno facendo in primo. Secondo, loro sono una squadra lunga, hanno ottime rotazioni e sono ben attrezzate. Abbiamo pagato la fisicità dei due americani, abbiamo pagato la fisicità comunque di un Fontana molto, molto positivo al tiro da tre, ok? Sicuramente alternare le difese uomo a zona ci ha pagato, specie nel quarto quarto abbiamo fatto il break. Ripeto, stavamo sotto di 20 punti, siamo tornati a meno 2 con palla in mano. Stanchezza, un po' di inesperienza ancora che purtroppo ci portiamo appresso, l'abbiamo pagato. Però alla fine abbiamo perso di poco, cioè siamo giocati fino alla fine. Cristiano, ci sono tanti protagonisti di questa partita, sì. Al di là della sconfitta, c'è Mantotti, c'è Bruno Spizzichini, c'è Guzzo, c'è Di Bello. C'è un giocatore però che secondo me ha dato quel qualcosa in più che forse magari non ti aspettavi neanche tu, parlo di Oddi, ma un impatto veramente molto 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 positivo. Io di Alessandro dall'inizio dell'anno provo in seguito. Finalmente si sono liberati i minuti nel suo slot, quindi è ora di usarlo, ok? Soprattutto si sta allenando con un po' più di continuità con me, quindi sta capendo quello che voglio ed è uno dei più pronti. Premesso che anche gli altri ragazzi che ci seguono, Reggio, Frese, Bruzzi, Fiorentino, sono ragazzi che ci stanno dando veramente tutto. Guarda oggi in panchina, sono venuti a sostenerci ed erano pronti a giocare. Alessandro è un talento. Dall'inizio che provo a inserirlo, finalmente ci sta dando quello che noi ci aspettiamo da lui. Io e Valerio dall'inizio che crediamo in questo ragazzo. Come ti ripeto, sono liberati i minuti e si sta prendendo veramente prepotentemente. Grande però, diventerà sempre più solo questa squadra, io sono convinto. Se merita di giocare, deve giocare questo ragazzo. Cristiano, ultima domanda, una battuta a bruciapelo. La classifica comunque resta altamente positiva per quelle che erano le ambizioni di inizio stagione. Secondo il tuo pensiero, il tuo parere, che tipo di ruolo potreste ricoprire poi nei playoff? Mina impazzita? Guarda, io rispetto tutti ma non c'ho paura di nessuno. Dopo una partita come questa, dopo una partita come la Tipper, con questi ragazzi al mio fianco posso battere tutti. Non ho paura di nessuno. Complimenti ancora e grazie a coach Cristiano Moci. Grazie ai ragazzi che sono scesi in campo. Grazie a voi.